Ciao a tutti e bentornati sul canale. Nuovo What I Eat in a Day, cosa mangio in un giorno. Anche oggi vi mostrerò tante ricettine deliziose e facilissime da preparare. Ultimamente, specialmente adesso che inizia a fare un po' più caldo, io la mattina bevo del tè freddo. Non riesco a bere più il caffè. Ditemi se anche voi è così, quando inizia a fare un po' più caldo, se preferite le bevande fresche di mattina. E accompagno questo tè con una bella fetta di torta alle mille fatte in casa, che ho preparato ovviamente il giorno prima. Facilissima, perché senza latte e senza burro, ed è morbidissima. Vi faccio vedere come si fa. Quindi ho messo le uova e lo zucchero all'interno di una ciotola e ho iniziato a sbattere. Metteteci anche un pizzico di sale, perché aiuta a montare bene le uova, e quando saranno diventate belle chiare potete aggiungerci la quantità uguale di olio e di acqua. Mescolate ancora e poi infine ci aggiungete la farina. Se volete, a questo punto potreste anche aggiungerci all'interno una mela tagliata a cubetti. A noi non piace la mela all'interno, quindi io che faccio? Metto giusto un cucchiaio bello abbondante di marmellata di arance per dargli un buon sapore, e poi infine metto il lievito. Quindi se a voi piacciono le mele all'interno della torta, mettetele pure, una basterà. E le altre due invece le tagliate per fare la decorazione che andrà poi sopra la torta. Io ci metto anche delle scaglie di mandorle. In forno a 180 per 50 minuti. E questo è il risultato. È davvero buonissima, vi consiglio di provare a farla. È soffice, rimane soffice per giorni, e ha un gusto delicato, si sente anche l'arancia data dalla marmellata. Insomma, provatela. Mentre per quanto riguarda il pranzo, ho deciso di fare questa pasta con una salsa di peperoni. Quindi ho tagliato bene i peperoni, ho eliminato tutta la parte bianca e i semini, che sono poi la parte che fa diventare i peperoni indigesti, quindi eliminarla fa bene. E taglio anche un paio di pomodorini a cubetti e metto anche una foglia di basilico. In una pentola vado a metterci l'olio e la cipolla, la faccio soffriggere e poi ci metto tutto il composto che avevo messo da parte. Un po' di sale, un po' di peperoncino, faccio cuocere fino a quando comunque i peperoni saranno appassiti, lascio raffreddare, infine li passo in un tritatutto e creo questa cremina. Se volete potreste anche aggiungerci un cucchiaio di Philadelphia. E nel frattempo che si cuoce la pasta, facciamo un piccolo aperitivo con questa focaccia sofficissima. È una vecchia ricetta, se non ve la ricordate vi lascio qui a destra, appunto cliccando lì vi lascio direttamente il video della ricetta. Guardate quanto è soffice, è davvero buonissima. E quando la pasta sarà cotta, ovviamente vado a mettere la mia salsa ai peperoni e il mio primo è pronto. Come snack avevo voglia di qualcosa di fresco, quindi ho preparato un gelato alle fragole e yogurt al cocco. Semplicissimo, basta congelare delle fragole per un paio di ore. Io utilizzo il Bimby perché frulla bene come sempre, ma potete utilizzare un tritatutto. Quindi ci mettete all'interno del tritatutto 100 g di zucchero a velo. Io l'ho fatto tritare all'interno del Bimby, come potete vedere, e circa 350 g di fragole congelate e un vasetto intero di yogurt al cocco. Frullate e il risultato è questo. Davvero un gelato sano, perché ricco di frutta, e poi c'è lo yogurt che fa anche molto molto bene. Ho decorato con della farina di cocco e delle fragole fresche. Fragole e cocco è un abbinamento perfetto. Per
cena pizza. Questo è l'impasto di cui vi ho fatto il video. Come potete vedere è completamente diverso dal primo video che vi feci perché ho affinato la tecnica. Questa è più una pizza napoletana, ma l'impasto è esattamente lo stesso. Ho soltanto fatto più pratica col cornicione e col forno soprattutto. Quindi se volete vedere come farla vi lascio sempre qui cliccando a destra, lascio il procedimento per farla in casa. La prima pizza che vi feci vedere era più croccante, più sottile, un po' più alla romana, ecco, invece questa qui è proprio napoletana, il cornicione è bello alto, soffice, insomma dovete assolutamente provare a farla anche voi la pizza al piatto perché vedrete che è proprio uguale, nulla da invidiare a quella delle pizzerie. Insomma ragazze, questo è stato il mio What I Eat in a Day, spero tanto che questo video vi sia piaciuto, se è così lasciatemi un like come sempre, ricordatevi di scrivermi un commentino qui sotto. Io vi mando un bacione e ci vediamo presto in un prossimo video. Ciao!